sì, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, siamo tornati, nuova puntata del nostro podcast, nuova puntata di Handball Talk. Io sono Matteo Aldamonte, un saluto al mio compagno di viaggio, per Luigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo, ben risentito e ciao a tutti. Ed è un grande piacere non solo risentire te, Pierluigi, ma anche risentire il nostro ospite di oggi, Salvatore Onelli, neotecnico della Salumificio Riva Molteno. Bentornato in Serie A Beretta, Salvatore. Grazie Matteo, grazie, ciao a tutti. Congratulazioni, Salvo. Grazie, non ho fatto ancora niente, però grazie. La nostra domanda di rito di solito è: come stai? Immagino che tu stia bene in questo momento, insomma. Sì, 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 è stata una settimana un po' particolare, proprio perché sono stato chiamato comunque domenica sera e lunedì ero già in campo, quindi ho avuto non tantissimo tempo per preparare il tutto, quindi mi sto riprendendo da questo shock iniziale, però sta andando comunque abbastanza. Certo, tra l'altro già oggi si gioca. Sì, sì, questo è un fatto da aumentare tutto quello che ti dicevo. Però sono contenti, i ragazzi sono veramente eccezionali. Stanno dedicando al massimo a quello che io gli dico di fare, quello che chiedo. Quindi sono ottimista quantomeno sulla prestazione. Poi vediamo, perché Fasano comunque è una squadra che tra le più in forma, l'ha dimostrato sabato a Bressanone, quindi non è un avversario molto semplice oggi. Non il miglior viatico per esordire, però comunque Gigi, assolutamente. Gigi, sì. un profondo conoscitore di pallamano, Salvatore Onelli, insomma, era strano, è amante, era strano che non ci fosse in Serie A, ecco dai. Ecco, esatto, era strano che non ci fosse, io l'ho sempre detto, era solo questione di tempo perché... dovunque sarebbe andato qualcuno l'avrebbe cercato e sicuramente si sarebbe fatto trovare, e sono certo che si farà trovare pronto. Salvatore prima diceva una cosa, diceva non ho fatto ancora niente, però avrà l'opportunità di fare, questo già è qualcosa. La dirigenza del Molteno lo sa e anche lui col suo è consapevole di questo. Poi sia per scaramanzia ma anche ovviamente fino a prova contraria è giusto volare bassi e sapere che questo è un mondo dove può accadere di tutto, sia nel bene che nel male, da un momento all'altro. Lo sappiamo, viviamo di questo sport, abbiamo vissuto di questo sport, quindi da persone navigate sappiamo come funzionano queste cose. Io volevo fare una domanda a Salvatore: qual è stata, se mi posso permettere Matteo, scusa, vi faccio vai è tutto tuo, vai. La domanda di rito gliela devo fare, cioè qual è stato l'impatto nel passare, come dire, al nord dell'Italia in una società come Molteno, una società giovane, però insomma, qual è stato l'imprinting iniziale con la società, con la squadra, con le strutture, con tutta l'organizzazione? È stato molto positivo, anche sopra le mie aspettative, perché conoscevo poco di Molteno in realtà. La società è una squadra che sono i 30 anni per la mano, non ho mai affrontato, forse una delle poche veramente. Non sono mai stato a giocare a Molteno, non conoscevo le strutture, ma sono rimasto molto colpito intanto dalle qualità umane che hanno i dirigenti, il presidente, Matteo che è il manager, insomma sono veramente persone che ci mettono proprio il cuore prima di tutto e la passione per questo sport. E questa è una cosa simile anche a Gaeta, perché anche Gaeta era un po' così. A livello di giocatori anche qui c'è uno zoccolo duro del posto, dove sono veramente sono tanti e sono di ottimo livello, e accompagnati poi da una serie di professionisti, anche loro giocatori fantastici che si sono messi a disposizione, quindi un impatto molto positivo, mi hanno fatto sentire a casa, non mi fanno mancare nulla, quindi niente da dire assolutamente. Da un punto di vista poi del campo, ti hanno chiamato domenica, quindi hai avuto effettivamente pochissimo tempo per mettere le mani, però che squadra hai trovato? Che lavoro hai trovato? Non è mai bello parlare chiaramente di chi ti precede poi come allenatore, soprattutto quando c'è un cambio in corsa, però che livello di gioco hai trovato? Che squadra andrai ad allenare? Allora, guarda, ti dico, io fortunatamente non ho mai staccato completamente, quindi seguivo le partite e sapevo più o meno... mi piace analizzare un po' tutte le squadre, mi viene distinto di farlo, quindi analizzavo anche il Molteno e si vedeva che mentalmente erano un po' fragili, no? Quando le cose andavano bene.
all'ultimo break non reagivano più e quindi si finivano le partite, infatti molte erano finite con uno scarto esagerato, molte in ritardo. E quindi ho fatto un lavoro molto psicologico perché si vedeva che erano un po' abbattuti. E il cambio è stato anche rapido, l'allenatore spagnolo li ha salutati lunedì stesso e poi sono arrivato io su poco dopo, quindi il passaggio è stato anche un po' traumatico per loro, però ci siamo subito ripresi, ho lavorato molto sulla testa e poi abbiamo lavorato anche un po' praticamente per cercare di aggiustare qualcosina, ma fondamentalmente è più sulla questione psicologica che ci andiamo a lavorare. Peraltro poi è vero, forse un po' insomma un po' scoraggiati ragazzi, però al tempo stesso la classifica là sotto è cortissima, perché tra Bressanone e Molteno ci sono praticamente 6 squadre raccolte in 2 punti, quindi può veramente succedere di tutto, è tutto apertissimo. Sì sì, ma credo che questa questione sia abbia poco a che fare con la classifica in sé, ma proprio con il rendimento in generale. È una squadra che può fare molto di più, poteva fare molto di più in alcune partite, quindi quando ci sono anche delle ambizioni e dell'entusiasmo iniziale che poi viene smentito in questo modo, sicuramente i ragazzi poi l'hanno risentito psicologicamente. Adesso secondo me siamo quantomeno, li ho visti molto entusiasti in questi primi 2 giorni, abbiamo lavorato bene e sono sicuro che oggi faremo un'ottima gara. Gigi, noi parliamo sempre della lotta per lo scudetto, però anche per la salvezza. È una battaglia complicata, tra l'altro quest'anno c'è la particolarità della retrocessione per 3 squadre rispetto alle 2 canoniche, perché bisognerà poi pareggiare, no, il numero di squadre del prossimo campionato, quindi in questo momento più arretrate ci sono Bressanone, Fasano, Fondi che hanno 4 punti, Cingoli ne ha 3, Albatro e Molteno ne hanno, anzi Albatro ne ha 3 allo stesso modo, Molteno ne ha 2, ma a parte che ci sono tutte le partite rinviate da recuperare, quindi è una classifica posticcia, diciamo così. E poi è una situazione molto molto equilibrata. Ma è una situazione, Matteo, molto molto equilibrata, e soprattutto c'è la possibilità per questi testa-coda improvvisi, repentini, che possono rallentare o accelerare all'improvviso i destini di squadre che possono essere sia in testa che in coda. È successo l'ultima partita tra il Bolzano, quasi vittima illustre, perché in casa andava a perdere un punto con il Siracusa, anzi alla luce del risultato è più il Siracusa che ha perso un punto che il, insomma, vero, il Bolzano è stato un punto guadagnato, ecco, mettiamola così. E poi un'altra vittima illustre in casa è stato il Bressanone, costretto ad un lungo stop. Al rientro da questo lungo stop, sia Bolzano che Bressanone chiaramente si sono fatte trovare, non dico impreparate, ma sicuramente con delle difficoltà oggettive, no? Quindi possono avere la meglio le squadre che non perdono il ritmo, che a volte possono venire anche dalla bassa classifica. Quindi insomma tutto può succedere. Il Fasano, come giustamente ricordavi tu, ha dimostrato non più tardi di qualche giorno fa di essere in ottima salute sia mentalmente che fisicamente, quindi è un avversario ostico, ecco, anche oggi. Però sicuramente Salvatore, come ha ricordato, ha iniziato, perché lui parlava, ho lavorato tantissimo a livello mentale, di testa, ha iniziato a lavorare di testa, perché poi Salvatore è un allenatore che quell'aspetto non lo abbandona mai, quindi è un percorso che lo accompagnerà da qui in avanti, ecco. Salvatore, faccio un po' il cattivo, hai chiesto anche qualche innesto? No, per adesso no, assolutamente no, e anche perché una cosa è vederli giocare dal computer, una cosa è poi conoscerli e vederli in allenamento, quindi assolutamente no, adesso bisogna solamente... Ti hanno sorpreso in positivo anche per questo? Sì, 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 anche per questo, ma anche i ragazzi che erano un po' più sottotono, io li ho visti già cambiati, li ho visti per come li conoscevo, no? I vari esperti, i soldi e compagnia bella, insomma, quindi non erano quelli che ho sempre visto giocare, quelli che abbiamo ammirato, ma in questi giorni di allenamento li ho visti tornare al loro livello già in 2 giorni, quindi questo fa capire che la testa fa tanto e proprio per questo sono fiducioso per oggi, perché li vedo proprio carichi e l'importante sarà non perdere la lucidità a discapito di questa voglia che c'è.
Tra l'altro ritrovi un giocatore che conosci bene, che è Hernández, che ha allenato Gaeta. Sì, mi fa tanto piacere, credo sia contento anche lui. Ci siamo ritrovati con molto piacere, poi lui veniva dalla nazionale, da molto carico, purtroppo non ha potuto giocare il sabato scorso per un disguido a livello di vista Covid, però adesso è pronto, è carico anche lui e sono molto contento anche di trovarci. Per quanto riguarda il campionato in generale, che i dati sei fatto? Cioè, possiamo dire che c'è una Serie A pre e post Covid inevitabilmente, sì, nel senso, esatto, che purtroppo sì, avevo visto molto bene Bolzano all'inizio, era veramente una macchina da guerra, poi si sono dovuti fermare, adesso fanno un po' di fatica adesso per ripartire. Merano magari è partito un po' così, però Merano è un'ottima squadra, Merano è partito bene, anche loro si sono dovuti fermare, quindi è difficile, però diciamo che Sassari è quella che è più costante, sta dimostrando di essere a un livello leggermente superiore agli altri, con Verzano e Bolzano comunque li vedo dietro, insieme a Cassano anche, che ha avuto un momento un po' così, anche loro hanno problemi di salute tra virgolette. Purtroppo è un campionato un po' surreale, nel senso che chi si ammala di meno sì. meglio, quindi è veramente surreale. Proprio riguardo a questo aspetto, parlavi del Sassari e il Sassari è stata una di quelle squadre che meno ha subito gli stop del Covid, quasi per niente. Esatto. Una testimonianza per avvalorare la tua tesi, ecco questo. Sì, loro sono già una squadra molto forte, quindi se poi riescono a rimanere in salute diventano a volte anche inaffrontabili. Difficile da giocare contro di loro. Tra l'altro ancora peggio, c'è un fattore, c'è una curiosità, per esempio nel campionato femminile Salerno non gioca, se non erro, da 4 partite, ma non ha casi di positività, quindi poi c'è anche una questione di chi vai ad affrontare. Dipende da te. Esatto, quindi sì, è vero, però almeno queste squadre si possono allenare e non perdono il vinto, mentre gli altri poi a volte sono costretti loro a fermarsi totalmente, quindi certo, diventa un problema. In tutto questo discorso io ho ascoltato un'intervista di Maro Sporcic in cui diceva, parlando delle difficoltà contro Siracusa, diceva: ci siamo alzati dopo un mese di divano, non poteva essere che difficile affrontare qualunque squadra. L'unico che si alza dal divano e fa 22 gol in due partite, gli 11 di ieri contro il Bolzà, il Merano, è Dejan Turković, incredibile. Anche come al solito il gol partita, l'uomo dell'ultimo secondo, il gol partita ha fatto ieri, ha segnato il rigore decisivo. Volevo dire che l'ultima partita che loro hanno pareggiato in casa era stata contro di noi e Turković ha segnato subito Franco allo Scaglietti. È vero, sì. È vero. è una sentenza, assolutamente. Sì, e allargo un po' il discorso e poi Salvatore ti lasciamo andare. Doppio impegno nelle coppe per quanto riguarda le squadre italiane. In questo fine settimana Siena affronta il Gorenje Velenje, servirà però un'impresa che vedo piuttosto complicata, recuperare 12 reti, mentre Sassari si va a giocare un doppio turno a Cipro, a Nicosia, contro il Parnassos Strovolu. Come le vedi? Oddio, Siena è in una situazione delicata con ancora alcuni giocatori positivi. È complicato, però è un peccato perché avevano giocato molto bene tempo e se contiamo sul turismo potevano limitare un po' i danni e giocarsi la partita di torno. Adesso è complicato, è molto difficile, non è impossibile, ma chiaramente affrontano una squadra abbastanza esperta che è abituata a giocare le coppe, quindi non sarà facile. Sassari io la vedo favorita in questo turno, loro stanno bene, sono in salute, hanno entusiasmo, quindi io, facendo gli scongiuri, penso che possano farcela, insomma, superare questo primo turno, che per loro è, credo sia un successo abbastanza importante, storico, anche per il movimento nostro, insomma, è sempre meglio vedere una squadra italiana che va avanti, speriamo che ce la faccia. Eh sì, tra l'altro Gigi, una squadra maschile che passa il turno non si vede davvero da un bel po'. Sì, sono d'accordo con Salvatore quando dice che è sempre meglio vedere passare qualcuno in Europa piuttosto che trovare quella casella vuota. Il Sassari
in ottima salute. Peccato per il Siena, perché se... peccato anche alla luce del suo primo tempo, perché era riuscito ad esprimere un'ottima palla a mano, a mettere in difficoltà, poi non ha retto, insomma, ed è il divario è cresciuto ed è diventato cospicuo nel secondo tempo, quindi sarà durissima, quasi impossibile riuscire a sperare anche che il Siena possa superare il tutto. Salvatore, ti facciamo un grande in bocca al lupo e ti ringraziamo perché sei stato, siamo stati noi il tuo primo megafono, diciamo, da allenatore del Molteno. Sì, vi ringrazio, grazie per la chiacchierata e ci sentiamo quando volete. Grazie. Adesso puoi disfare le valigie, ti puoi mettere comodo, praticamente ti abbiamo trovato, come si dice in gergo, con il sorcio in bocca. Esatto. Ancora con la pistola fumante, bene, in bocca al lupo, Salvatore. Grazie. Ciao. Ciao. Bene, allora un grande in bocca al lupo, Gigi, naturalmente, di nuovo a Salvatore Onelli per la sua nuova esperienza con il Molteno e noi ci ritroviamo la settimana prossima, ovviamente. Con immenso piacere. Come sempre, grazie Gigi. Un abbraccio e alla prossima. E grazie a voi che avete scelto anche questa settimana di ascoltare Handball Talk. Ci trovate su Spotify e su tutti i canali ufficiali della Federazione Italiana Gioco Handball. Buona palla a mano a tutti. Ciao. Tiro e gol pazzesco sulla rete, incredibile. Coniglio tirato fuori dal cilindro. Un gol pazzesco. È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita.